nonostante che stava sulla sedia a rotelle, aveva delle proposte anche da produttori americani che lo volevano per fare un film sulla sua vita, perché lui era un mito, era diventato proprio famoso. Ma lui non ha mai voluto più fare niente, assolutamente. Sono due storie differenti, due vite completamente indipendenti. Il periodo della popolarità, il periodo della fama, della notorietà, tutto quanto poi cambia dopo il 4 giugno dell'80 con mio fratello che entra in un mondo nuovo, in un mondo differente, in un mondo di dolore, di difficoltà.